Allora, ciao a tutti. Scusate se mi ero un po' strana perché, tanto per cambiare, parlare davanti a una telecamera da sola non mi riesce mai un granché bene, però proverò a dire tutto quello che volevo dire in questo video. Allora, ho deciso di farlo perché era da un po' che volevo parlare di un certo argomento riguardo a alla liberazione, diciamo, dalle interferenze aliene. Insomma, quello che volevo dire è che quando ci si libera succede una cosa un po' particolare. Almeno per me è stato così e insomma l'ho riscontrato anche con alcune persone con cui ho parlato. Insomma, in quei momenti cercavo di spiegare un concetto un po' particolare, cioè, non mi riesce neanche tanto bene spiegare a parole. Chi l'ha provato, incluso il professore, ne ho parlato, mi ha detto che a volte ha percepito questa cosa, però non siamo riusciti neanche noi a spiegarcelo a parole. Cioè, lo sapevamo perché non l'abbiamo provato, comunque ci provo. In quel momento non è, oltre, cioè, la ribellione verso l'alieno, l'avevo già provata. Questa ribellione verso qualcuno che ti schiavizzava da sempre. Però quello che non avevo capito era che tu sei tutto. Cioè, non sei solo te come persona, sei tutto quello che ti circonda, sei, insomma, la tua vita, sei tu, non sei tu persona che vivi in un mondo, è tutto il mondo che ti circonda, c'è perché esisti tu. E quindi, insomma, mi è successo una sera, cioè una notte, diciamo, qui io mi sono alzata. E sono andata sul balcone, dico, qua non abitavo ancora con i miei genitori. Sono andata sul balcone, guardo fuori dalla finestra e mi vedo che sta arrivando. Sono scesa giù dalle scale. E mi ricordo, sai cosa, mia mamma si ricorda sicuramente, che si è affacciata alla finestra mia mamma. Io ero per strada, lui mi diceva, ma stanno arrivando a prenderci, gli ho detto no. Praticamente sono andata nel parcheggio e me li vedo davanti questi. Non mi ricordo che erano tipo un disco grande, alcuni dietro che stavano arrivando, forse erano tre. E praticamente è successo un momento, io ho capito che non li volevo più nella mia esistenza, non. Non dovevo neanche più convincerli a non venire, perché a volte il professore mi ha detto bruciali, 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 cerca di essere convincente, che poi magari forse la smettono. Ma ha detto poi un'altra volta, ma ha detto però non ci fare troppo l'abitudine perché sono, l'ho visto anch'io, proprio sono testardi, non mollano, non mollano mai. Quindi non è un fatto tanto di convincerli, perché più volte è stata veramente tanto, tanto convincente. Però è stato un fatto di volere, cioè l'atto di volontà, come si dice, di volerli buttare fuori. E l'ho buttati fuori dalla mia esistenza, li ho esclusi, per quello io poi non li ho più visti. Non li ho più visti, non è perché magari loro non, che si sono arresi perché gli ho bruciato tre dischi volanti. Loro sono proprio fuori dalla mia esistenza, come mi ha detto il professore, che stanno su un altro piano vibrazionale diverso dal mio, che ho iniziato a vibrare in una maniera diversa, quindi loro neanche mi vedono più. E niente, no, volevo fare, volevo dirle questa cosa in un video perché scrivere non
Non mi va proprio di mettermici. Lo so che vedo la paginata bianca sullo schermo e mi blocco. Quindi ho detto faccio un video, magari forse mi riesce di parlare, forse devi spiegare un attimino questo concetto, però tanto lo so che faccio schifo a spiegare le cose. Spero che abbiate capito e se qualcuno l'ha provato, va per lui. E niente, se... E vi auguro proprio di provare questa cosa se... Che siate adulti o no, perché è giusto capire che bisogna... No, che bisogna... Che comunque abbiamo un controllo sulla nostra vita, che possiamo averla al 100%. E... Cosa volevo dire? Niente. Niente, penso che sia meglio che me ne vada a dormire. Scusate il casino che sentite, il criceto e niente. Ci sentiamo e se avete qualcosa scrivetelo qua sotto, oppure su Facebook, se mi conoscete su Facebook e cercherò di rispondere. Se i commenti sono costruttivi ovviamente, perché gli altri penso che li ignorerei basta. E niente. Ciao!